Space for Culture un'importante opportunità per la regione Basilicata? Abbiamo voluto fortemente che questa iniziativa si svolgesse in Basilicata nell'anno dell'anno europeo del patrimonio e alla vigilia della capitale europea della cultura, di Matera capitale europea della cultura per il 2019. La Basilicata ha una cultura da questo punto di vista già sperimentata da tempo, ha un cluster, un consorzio di cui è parte anche la regione Basilicata che mette insieme i maggiori attori nel settore dell'osservazione della terra. Conta circa 400 addetti, sta provando attraverso il cluster a costruire una sorta di ecosistema legato proprio all'osservazione della terra e in particolar modo, ovviamente trattandosi di Basilicata e di Matera in particolar modo, sul tema della cultura e della fruizione dei beni culturali. Noi abbiamo necessità di interpretare in modo radicalmente diverso ciò che abbiamo fatto da sempre. Parlo di utilizzo del satellite per fare in modo che ci sia salvaguardia dei beni culturali, quindi la conservazione dei beni culturali e a seguire tutti gli altri temi che storicamente hanno interessato i beni culturali, cioè la valorizzazione, la promozione, la fruizione dei beni culturali. Con l'innovazione è possibile ovviamente reinterpretare queste categorie che sono state a lungo interpretate in modo statico, adesso invece bisogna correre in maniera dinamica, anche perché il mondo va avanti, l'innovazione non si ferma e noi abbiamo l'ambizione con il nostro sistema Basilicata insieme alla rete Nereus di essere invece protagonisti non solo in Europa ma nel mondo per una nuova fase che riguarda i beni culturali.